Veramente è stata una scelta sofferta, perché è una scelta che non ho voluto io, è una scelta che mi proviene dal mondo della società civile, dalle associazioni, dalle agenzie educative, dalle istituzioni scolastiche, nonché anche dai commercianti e imprenditori di Paternò. Nasce non proprio per caso, perché io in politica ovviamente non sono da poco, ma negli ultimi 5 anni non sono stato attivo in politica. Di conseguenza, ritornare nuovamente è una cosa assai bella perché è stata scelta la mia persona, ma è anche pur vero che io ho avuto modo di poter decidere solo quando ho creduto che questa potesse essere una bella possibilità attraverso una coalizione di 6 liste che veramente puntano su di me. E quindi diventa una cosa interessante perché la nostra città, secondo me, merita molto di più e noi stiamo vedendo che c'è una città in questo momento collassata, non è più la Paternò di una volta bella che la gente apprezzava, che veniva a visitare dai luoghi culturali, turistici che noi abbiamo. È una città del tutto sporca e mi dispiace dirlo da paternese, è una città poco decorosa, è una città dissestata dal punto di vista della pavimentazione dei marciapiedi, alle strade, non esistono le attività commerciali al centro storico così come una volta, si sono perse tutte le tradizioni importanti a livello culturale, a livello di spettacolo, tante cose belle che trascinavano diciamo migliaia, decine di migliaia di persone a visitare Paternò, oggi è scomparso. Paternò resta nel dimenticatoio, Paternò è dopo Mister Bianco anche come entità di popolazione perché molti se ne scappano da qua portandosi la residenza altrove, molti perdono il posto di lavoro e sono costretti ad andare al nord o andare all'estero. Noi non vogliamo questo. Noi vogliamo fare investimento su Paternò portando imprenditori ad investire, creando possibilità di lavoro e pagando le tasse a Paternò, perché i nostri stessi paternesi preferiscono andare nelle zone limitrofe. E questo non è una cosa bella. Però Cos'è che manca ai cittadini la voglia di restare qui? Perché faceva riferimento, ecco, vanno altrove, come mai? Quali sono le manca la necessità? normalità in città, perché è quello che in questo momento è riuscita questa amministrazione a fare fuggire via. La normalità perché? Perché abbiamo visto le condizioni di vivibilità, le condizioni in cui versa anche a livello di viabilità questa città. Non c'è sviluppo economico, non c'è sviluppo culturale, non c'è sviluppo sociale e quindi tutte queste cose non incoraggiano i cittadini a rimanere qua, ma a scappare via. Noi li vogliamo fermare qui, noi non vogliamo che i giovani vadano via, noi vogliamo che i giovani investano su Paternò, creando tutte le condizioni possibili e immaginabili perché ciò accada. Noi vogliamo investire nella zona industriale, nella zona ZES, dove gli imprenditori risparmierebbero parecchi soldi attraverso una decurtazione di somme che è stabilita dalla legge. Noi vogliamo una progettazione di investimento che miri a potenziare anche a livello infrastrutturale la città, e i fondi del PNRR sono dei fondi che in questo momento giovino, penso a tutti i comuni, ci sono miliardi di euro che vengono ripartiti in tutta Europa. Paternò non ha progetti, Paternò non ha un ufficio che possa realizzare, ecco, interventi di questo tipo. E quindi di conseguenza non c'è possibilità di sviluppo. Allora noi non ci stiamo ed ecco perché noi stiamo scendendo in Può campo. parlare di turismo a Paternò? Mi vengono in mente le salinelle. È stato anche attenzionato dal Presidente della Regione Nello Musumeci, che tra non molto farà arrivare un finanziamento per questo, ma proprio da lì inizia un percorso turistico che va da proprio le salinelle per di continuare su via Monafria, per continuare a Fiume Simeto, Pietralunga, per arrivare ai Calanchi. Questi sono il Poggio della Baronessa. Questi sono dei percorsi turistici che già esistevano. Se oggi noi andiamo a visitare questi posti, vediamo solamente un mucchio di inerti, un mucchio di spazzatura che non viene tra l'altro nemmeno rimossa e quindi non diventa più un percorso turistico, culturale, ma diventa solamente una discarica a cielo aperto. E per noi questa cosa è una ferita grave che ci tocca veramente nel profondo.